Volevo ringraziare per la serata, però dovrei fare qualche precisazione, pure anche se veramente polemiche. Innanzitutto mi dispiace contraddire un poco mio Pupanetta, perché lui parla di indignazione e mobilitazione. C'è che chi da piccolo di Facebook cerca di indignarsi e dagli stessi consiglieri viene rinfacciato come buffo. Quando si indigna non per la spazzatura, che è anche un problema che è grave, ci indigniamo da un anno per delle lettere che sulle strade. No, dici dell'indignazione. L'indignazione è arrivata pure al punto, alcuni consiglieri, di togliere pure il saluto perché si sentono offesi. Come se noi ci ricriminiamo chissà che tipo di diritto, quale abuso cerchiamo, stiamo solo pretendendo. Siamo d'accordo perché siamo indigni. Sì, però devi dirlo pure agli altri della maggioranza, agli altri del Consiglio. Perché ci dobbiamo indignare tutti, noi a colori. Io mi sono sentito indignato. E lei lo sa, Rita. Non è che ci possiamo indignare soltanto per la BT e per la SIG, quando poi abbiamo le due discariche dismesse di San Leo che tiri percolato e quell'altro vicino allo svincolo che ci sono le pecore che vanno a pascolare, l'abbiamo pure denunciato in quel convegno, che con quel latte vanno a fare i formaggi e si mangiano. L'arsenico che diceva Rossino, voglio sperare non sia vero, l'arsenico fortunatamente lì non ci sono falde acquifere dove attingiamo per acqua potabile. Però ci sono le falde acquifere dove prendono i pozzi e innaffiano, irrigano i campi e gli ortaggi vengono venduti al mercato come genuini. Cioè, di che parliamo? Cioè, parliamo di indignazione, ma andiamoci veramente, no? Non di facciata. Poi io... Siccome Ieraci prima diceva che ha avuto il contributo dell'amministrazione, io, a parte loro che sono della vostra, del tuo partito, avrei voluto quantomeno, sarà sicuramente, ci sarà l'assessore all'ambiente, lo stesso assessore all'ambiente che durante un convegno, si ricorda tanto che la Gerò, che disse 3 mesi fa, quando parlavamo di un convegno che era tutta pronta la pratica per la bonifica della BP, quando che loro restavano, quale bonifica della BP? Lei pubblicamente l'avrei venuta qua a sentire, a ripetere quelle cose, oppure tu. Se è così, sicuramente sarà come dici tu, la Cosimiglia è responsabilità sua. Così ha detto che l'ha piaciuto, e non è la prima volta, e mi dice che l'amianto sta per essere bonificato per le strade, e da un anno che vanno i bandi vanno deserti e mo si deve aumentare la base d'asta. Scusa, ma che stiamo dicendo? Posso spiegare io, perché io ero presente quel giorno che siamo andati da Sini. Anche a noi ha detto che aveva usato la pratica, ma la regione non era arrivata, perché detto tra di noi non significa che se altre regioni, come è una vedetta molto bollente, se la siano nascosti, perché a questo punto bisogna pensare di tutto, eravamo noi presenti lì. Detto in modo molto banale, io e più semplice, cioè noi abbiamo il dubbio che la regione l'abbiano nascosta. A quel punto gli ha detto rispedite la domanda, quindi non volevo interromperti, e a quel punto il sindaco, anche fuori molto spesso vivace, arrabbiato, non dico così, no, ma su quello finta, e a quel punto hanno facci finta, vabbè, non importa, comunque ma si è spedito la legge, ma finta che si arrabbia. Fa finta che sia là, perché quando si mettono subito le mani. Adesso volevamo discernere dalle polemiche ed entrare nel tecnico. Allora, lì il discorso è questo: si parla di dispersione aerea, di eventuali inquinanti, che purtroppo, da come dicono le carte, c'è. Però non sottovalutiamo nemmeno la falda acquifera, perché Pantanizzi proprio, deriva proprio quello del nome, che c'era un pantano. Lì pure non c'è nessuna fonte da cui attinge il comune o Sorical diretta e va alle utenze. Il discorso è che c'è il pozzo di Sant'Anna che è scarso 1,5 km. 1,5 km da Pantanizzi, una falda mobile del genere significa praticamente là. Sono state fatte le analisi, però bisognerebbe, credo che una delle proposte... Più certifichi sempre che l'acqua... Aspetta un attimo. Io certifico che è buona per i parametri che prevede la normativa, se per questo pure il comune fa il batteriologico, fa il batteriologico quando siamo noi a fare da pungolo e da febbraio, che ci siamo occupati di altro, guarda caso non si stanno facendo più analisi l'acqua, non lo so perché, forse perché noi non diamo più giusta attenzione. Comunque il discorso è che ci sono migliaia di elementi da poter analizzare e sicuramente noi come osservatore non siamo in grado con le sole relazioni liberali dei cittadini ad andare a trovare degli elementi che sono costosissimi. Già abbiamo fatto la redditività, è stata una cosa grandiosa,
Però lì sarebbe da analizzare pure la falda acquifera, perché là se siete, cioè lì siamo tutti, no, lì perché poi c'è la falda acquifera di Sant'Anna e qua ad un chilometro più in là c'è quella la subalpe del Torbido che arriva per tutta Siderio, perciò teoricamente, per quanto io non la vedo così macroscopica, cioè credo che sia più una cosa localizzata, ma non significa che se localizzata non ci dobbiamo indignare e ci dobbiamo dire tutto, come diceva lui, per il TMB, per le discariche, per tutto l'ambiente che c'è in circolo. E appunto per questo io ho fondato un altro osservatorio, proprio per discostare dagli impegni che ci occupa a livello provinciale, solo per occuparci del problema al Siderno, perché abbiamo visto che Siderno purtroppo richiede solo, sarà che è la più grande, l'insediamento che ha avuto, solo lei richiede tantissimo lavoro. Perciò io dico questo, veramente Mimmo, fatti portavoce, che veramente ci sia un certo dialogo. Che tutti ti pronunciassi. Un certo dialogo, noi siamo aperti. La proposta generale di Siderio su questa questione è una proposta mia o è una proposta, diciamo, su cui si insiste in modo tale che i cittadini scendano? È una cosa sterile lo sciopero, resta là, perché non penso che si riesca a coinvolgere tutte queste cittadinanze. Lo dimostra il fatto quanto siamo oggi qui, quanto sono alle manifestazioni. Siamo molti oggi. Quanto siamo alle... Ma non è tutta Pantanizia, non è tutta Pantanizia. Lo dimostra il fatto quanto sono i problemi al TMB, che sono sempre quattro gatti. Non è così purtroppo. Siamo noi quelli che andiamo controcorrente, perché ci sono ambientalisti. La terra dei fuochi è attenzionata perché c'è stata la mobilitazione. Ma siamo andati, ma la terra dei fuochi. Ma siamo andati allo sciopero, la terra dei fuochi. Faremo anche qui lo sciopero, non c'è problema. Siderio, la nostra situazione. Noi dobbiamo spingere affinché i cittadini di Siderio scendano. E comunque, e concludo, vi do degli aggiornamenti perché mi ha chiamato la dottoressa Zappia circa una settimana fa. La dottoressa Zappia, che tra mille lotte che stiamo conducendo, è colei che sembra sia stata incaricata presso l'osservatore ecologico di Locri a curare il giacciuto mobile. No, siamo 2009. Allora, io vi prego una cosa, se si parla, cerchiamo di parlare con cognizione di causa. No, con cognizione di causa. Io vado un giorno sì, un giorno no. Dove? Sia a Roma. Va bene. Allora, lei lavora all'ospedale, L'accreditamento ci vogliono 2 anni per l'accreditamento. Finalmente sono riuscito a farla lavorare dall'anno scorso. Se Dio vuole, entro il 2017 dovremmo riuscire a avere questo benedetto registro tumori. Sì. Ma qual è il problema? Ma fatelo fare. Allora, abbiamo il registro tumori, prende sia la mortalità per tumori, sì, che afferisce alle schede di morte istanti che si compilano purtroppo all'atto della morte, e sia l'incidenza, che sono due cose che sono diverse, perché non significa che uno che sta male poi muore. Sono cose che comunque vanno incrociate. Da quelle che sono le risultanze statistiche delle schede di morte istanti, Siderno, e voi vi ricordate che ce l'avate pure a quel convegno che fu organizzato qui a Siderno, e io l'ho visto pure con le statistiche, su Siderno, come molte altre località della Locride, è abbastanza sotto la media, tranne delle evidenze particolari su Gioia Tauro, che lì sappiamo Gioia Tauro che cosa c'è nel territorio, e tranne Reggio. Il problema è questo, la dottoressa Zappi mi chiamava e mi diceva, come se io non lì dobbiamo intervenire, magari con quella... con lo specchietto per le allodole, sperando che non resti tale dell'Unione dei Sindaci, del Comitato dei Sindaci, come che, oltre pure là a non essere facciata, che concretamente si attivano per la salute dei cittadini. Chiediamo, perché mi diceva, guarda, io c'ho tutto, lavoro tutto, solo che adesso ho un problema con l'Emilia Romagna, perché per il discorso della privacy non mi rilascia le schede di dimissione. Perché purtroppo il registro tumore si basa tantissimo, soprattutto qui da noi in Calabria, sulla mobilità, perché tutti noi purtroppo, avendo le strutture che abbiamo, emigriamo fuori. E tutta l'Emilia praticamente resta sguarnita. Perciò pure che si dovesse accreditare, mancando una regione grossa come l'Emilia, che c'è Bologna, che c'è uno dei centri ematologici migliori, comunque è falsato. E c'è questo problema della privacy che lei non sapeva proprio come bypassare. Perché il discorso delle schede di morte di Istat, come diceva Rossina, è riuscito a bypassarlo rivolgendosi direttamente alla regione, perché non è che erano solo screzi che l'ufficio di Siderno si faceva rispetto al drone e li voleva mandare, semplicemente di quello si trattava, no? Era solo quello, che erano degli screzi tra colleghi. Finalmente lei è riuscita a bypassare il problema e aveva avuto le schede mortiste. Ma resta questo grande scoglio di queste regioni, che l'Emilia è una di queste, che non vogliono concedere
i dati delle SDOT, delle schede di software, perché c'è il problema della privacy. E là vi chiedo, amministratore, di farvi portavoce in tavoli quando si riuniscono i sindaci, che questi sono veramente problemi, perché c'è una percezione, sarà portata, sicuramente è una percezione, perché come le schede di morte non risultano. Comunque c'è questa percezione e comunque va fugata, sia in negativo che in positivo. In qualsiasi caso va fugata e quello lo può fugare, non le voci, le schedine che facciamo, solo esclusivamente si può parlare con cognizione di causa, solo con un registro tumore accreditato.